dopo 40 giorni di Quaresima, con la sua liturgia austera, bellissima, dopo una nottata vissuta per annunciare di notte la risurrezione del Signore, eccoci alla prima messa qui in santuario, quasi con i sentimenti con cui le donne si alzarono presto. Questo mi consente di dire auguri per le vostre famiglie, perché il fermento nelle famiglie è molto ricco quando si sveglia il mattino presto e quando assicura una buona giornata. Noi abbiamo questo Vangelo che abbiamo proclamato, possiamo appena ripassarlo. Si tratta di Maria di Magdala, di un'altra Maria. E mi viene da dire, e Maria la madre, dov'è? È sullo sfondo in casa di Giovanni, il discepolo prediletto. E uscirono queste due Marie a far che cosa? A visitare la tomba. Così come rischiamo noi a volte di onorare il Signore, ma che stia buono nella tomba. Così come un mondo fa fatica, ma non per la torta del mondo, qui c'è un mistero di gradualità con cui la forza dello Spirito Santo destina l'annuncio della Pasqua a tutto il mondo. Del resto mi piace dire, è la festa più grande dei cristiani e può essere respirata, adopero questo verbo, respirata un po' da tutti, anche i più lontani, anche i popoli che non conoscono. Difatti, pensiamo anche ai nostri missionari, fanno una Pasqua migliore della nostra, tra componenti di altre religioni o tanto più, di una indifferenza non peccaminosa, la gente non è stata ancora educata. Per noi appunto c'è una provocazione, ma voi dunque andate al sepolcro per vedere Gesù il morto, il che è un po', non vorrei mancare di riguardo a nessuno, parlo anche a me stesso, sta attento, perché il Cristo ti piace, ma ti sembra quasi, senza che tu te ne accorga, rischi di considerarlo un passato, è in cielo, lui dov'è? Per noi bisogna sempre cercarlo, dei segni che lui ha lasciato, della sua risurrezione, della sua vitalità, quello essenziale tra l'altro l'Eucaristia, ma anche gli altri sacramenti, ma anche i comandamenti dell'amore, fate questo in memoria di me, riassumi la Chiesa, fate questo in memoria di me, è risorto, prendete e mangiate della mia passione, morte e risurrezione. È la Pasqua sua è il passaggio da questo mondo al Padre ed è una partecipazione a quella pace di Pasqua di Gesù che noi siamo chiamati a vivere e a sperimentare e dobbiamo anche tanto ringraziare che abbiamo passato 40 giorni di Quaresima per evocare la situazione umana di ieri, di oggi e di sempre, contando il tutto poi nella veglia di Pasqua, a partire dalla creazione, i 6 giorni, i 7 giorni riposò, quant'altro poi un passaggio al Mar Rosso, stanotte che il Papa, ma anche interessante Sant'Andrea, la celebrazione unitaria della diocesi con il nuovo Vescovo. Noi siamo dunque così, Maria e Maddalena vanno al sepolcro, insomma, a vedere una tomba, a vedere una cosa bella, ma passata, ma sepolta. E videro e furono spaventate anche dalla rotola della pietra che copriva il sepolcro. Quindi c'è timore, c'è sorpresa che intimidisce ogni qualvolta ci si mette alla ricerca del Signore. Spavento per le guardie. Mi viene da pensare, ma proprio così, pensate un po', lo spavento delle guardie che diventa spesso lo spavento del mondo per Gesù. Non tanto perché la fede in Lui è certamente, come dire, è un'esperienza ancora aperta, ma spaventa Gesù quando passa a dire attraverso la Chiesa, comunque nel cuore degli uomini e delle creature,
ama il prossimo tuo come te stesso. Io, eccomi qua, questa ha dato l'esempio appunto e chiede di vivere come ha vissuto lui. E questo è che ci rallegra, anche ci rende consapevoli nel celebrare la Pasqua, certo, la grande solennità, ma una provocazione battesimale, si dice, dov'è il tuo battesimo? Dov'è quella consegna che il Signore vuole perché di te si fida e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito fa quello che ha fatto Lui adesso. Fate quello che ho fatto io, fate questo in memoria di me. E fate tutto in remissione dei peccati. Pensate al cuore dell'Eucaristia. Questa è la sua Pasqua. Ha vissuto tutto e ha donato tutto in remissione dei peccati. E noi nella messa, anche le più frequentate, anche la frequenza che abbiamo con la messa, che certamente riusciamo anche a celebrarla bene, consapevolmente, ma qui nel giorno di Pasqua, ma sai cosa vuol dire? Prendi e mangia, prendi e bevi di me. Nutriti di me, fa quello che ho fatto io nella mia vita e fallo tu, perché devi far Pasqua tu, il passaggio da questo mondo al Padre, l'esperienza e il significato della vita. Ecco, e qui per l'altro verso c'è una, come dire, un tocco del Vangelo della risurrezione, cioè che le guardie si impauriscono. E invece per quelle due donne, voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, venite, guardate, presto, andate, questi verbi sono potenti, ravvivano la nostra vita battesimale, che è il battesimo, uno che si muove, è battezzato, uno che si muove, che sono i battezzati, gente che si muovono nel nome del Signore, vanno presto anche con una sollecitudine, andarono presto, c'è scritto, e quindi una provocazione a non addormentarsi, a non rinviare, a non lasciar fare e neppure ad aggredire niente, perché si va con il cuore noi nel mondo, si sta con il cuore, non con la prepotenza. Ed è qua dove il maestro grande che abbiamo, il Papa Francesco, ci dice: fuori, guardate fuori, che non ci siano scarti di umanità, magari nelle nostre famiglie, perché uno è anziano, perché l'altro ha difficoltà. Non scartate niente, non scartate nessuno, prendete, fate, e presto, presto, non lasciate perdere le giornate, una volta all'anno, ma non date. E allora qui abbiamo poi, come dire, il cantico che abbiamo ascoltato prima, Vittime Pascali Laudes, quella esperienza, dici Maria tu. Cosa hai visto per via? So che cercate qui il Gesù, disse l'angelo, non è qui, andate. E si sprigionò, è molto bello sottolineare, si sprigionò una corsa, quella di cui abbiamo letto nel brano del Vangelo, che è la corsa delle due donne e delle due Marie. Ma poi anche, cioè, nello stesso giorno, non abbiamo letto in questa messa, non tutto leggiamo in questa messa, anzi c'è la messa della notte, c'è la messa del giorno pieno, ma per tutta un'atmosfera che può consentirci di evocare anche la corsa di Pietro e di Giovanni. Giovanni più svelto, Giovanni il prediletto, Giovanni che lascia casa a Maria. E qui lo deduciamo, però perfino questo è un raccoglimento, qui siamo in un santuario. Quello della Madonna è un sentimento di partecipazione senza gesti clamorosi. E dico, questo è il tipico tratto di una mamma che non lo fa, non fa niente per una essere vista. Sì, poi questo può essere, diventa solo un errore. Di fondo non c'è una mamma che non capisca che tocca contemplare, vedere, anche assistere i propri figli, magari anche fino a quando sono alti, grandi, e potrebbero fare da sé. Ecco, noi ci fermiamo qui, perché questa atmosfera di Pasqua possa però diventare lievito. E c'è un tocco della lettura che abbiamo fatto di San Paolo, che dice questo: guardate che noi e voi dovete essere solo lievito, non solo, forse non è scritto,
dovete essere in tutto quello che fate come il lievito, e questo vi porta a farvi l'augurio che il lievito si adopera nelle case, nelle famiglie. Non si adopera più forse nelle case, ma si mette, si sa cos'è, insomma, si sa cos'è lievitare. E l'augurio appunto è quello di poter essere tenacemente e serenamente e in modo gaudioso nel mondo e nelle nostre famiglie, siate nelle vostre famiglie, lievito buono.